Buongiorno ragazzi! Oggi vi guideremo alla scoperta dei più antichi manufatti costruiti dall'uomo, rinvenuti nel nostro territorio. Provengono dalle grotte dei Colli Iberici e sono fatti in selce. Selce? Mamma, ma che cos'è? Eccola qui, Noemi. La selce è una roccia sedimentaria che si è formata milioni di anni fa sugli antichi fondali marini. Si trova in natura in forma di liste, noduli o ciottoli come questi. Nell'età della pietra l'uomo la utilizzò per realizzare schegge, punte, lame e altri strumenti usati per tagliare, forare e andare a caccia. Ma dove potevano trovare la selce gli uomini che nella preistoria abitavano nelle grotte dei Iberici? Selce ce n'era anche nei Iberici, ma per trovare quella ottima da scheggiare dovevano fare un po' di strada e andare nei Colli Euganei oppure nei Monti Lessini, in provincia di Verona. Il supermercato della selce nella preistoria. Che cos'è questa, mamma? Questa è la riproduzione di un bifacciale. Era adatto a tagliare, forare e fare le lance. Ma no, che dici? Impossibile, è troppo pesante. Ecco, questa invece è la riproduzione di una punta Levallois. È più piccola e questa poteva essere usata per la lancia. Ah certo, poi ci attaccavano il manico di legno con la resina degli alberi e i tendini degli animali. Guarda che belle queste punte rinvenute nelle grotte di Paina e Trene. Pensa che sono state realizzate con selce proveniente dall'Appennino umbro-marchigiano. Uomini e oggetti viaggiavano anche nella preistoria. Bellissime! Chissà quanti cervi, megaceri e orsi avranno ucciso quei cacciatori. Certo, e con raschiatoi come questi toglievano le pelli per far le pellicce stare caldi. Ma ci sono solo oggetti in selce al museo? No, ma sei proprio curiosa, eh? E voi? Seguiteci, nei prossimi giorni vi racconteremo altre curiosità.